Ciao ragazzi, un crimine al giorno, la Botteguccia dei Sigilli, 17 aprile, il titolo di oggi è abbastanza esplicativo, Porci su Porci alla Baia dei Porci, ma non troppo, nel senso che Porci su Porci ovviamente per quanto mi riguarda c'è sia la dittatura da una parte, insomma la dittatura castrista, che è quello che è stato l'intervento, insomma, americano per in teoria voler abbattere quello che è stato il regime, e faccio riferimento ovviamente al 17 aprile del 1961, che è stato il giorno in cui è avvenuto questo sbarco con un bombardamento, diciamo, anticipato prima di mettersi effettivamente, di cercare di prendere scusate, le postazioni principali e poi lanciare eventualmente, grazie degli esuli cubani, una aggressione al cuore centrale del regime di Castro, che non ha avuto successo, anzi è stata, insomma, portata avanti con dei mezzi abbastanza improvvisati, o meglio, viene come dire, portata avanti questa aggressione sottovalutando forzemente quella che era stata l'equipaggiamento e l'addestramento delle forze cubane addestrate dal blocco filo-sovietico, e che ebbero ragione, insomma, della forza di aggressione americana nell'arco di 3 giorni. Operazione programmata dal direttore della CIA, allora Allen Welsh, durante l'amministrazione Eisenhower, ma poi lanciata nel 1961, sostanzialmente pochissimo dopo che John Fitzgerald Kennedy, che aveva anche mostrato una volontà di non proseguire, come dire, con un atteggiamento di aggressione o aggressivo in generale dal punto di vista bellico per quanto concerneva gli Stati Uniti, ma il risultato effettivamente, a causa di motivazioni che riguardavano il timore del fatto che Castro potesse riunire i paesi sudamericani e centroamericani in una lega democratico operaia, e contemporaneamente a quelle che sono state le operazioni economiche di Castro una volta insediatosi, che sono state principalmente la nazionalizzazione delle raffinerie in mano alla famiglia Rockefeller, così come l'esproprio della maggior parte delle banche, in particolare tutte le banche statunitensi, compreso la First National Bank, sempre di Rockefeller. Ovviamente gli Stati Uniti trovarono, o meglio, la CIA trovò necessario fare questo tipo di aggressione, qualcuno dice probabilmente anche legata a quelli che sono stati gli interessi della mafia, per esempio di Meyer Lansky, di Lucky Luciano, di Frank Costello, in quelle che erano partecipazioni all'interno degli alberghi, all'interno dello Stato, insomma, cubano, soprattutto alberghi, utilizzati principalmente per una grossa quantità di turismo sessuale. C'erano stati una marea di esuli cubani nel momento in cui Fidel Castro aveva preso il potere, e una certa quantità di questi esuli cubani, alcuni dei quali appoggiati familiarmente a persone che avevano sia dei legami con i mafiosi di cui abbiamo parlato prima, sia con persone che avevano denaro e il controllo dei prodotti eventualmente da esportare negli Stati Uniti, così come in altri paesi, appoggiarono apertamente questo tipo di piano per rovesciare Castro, organizzato dalla CIA come un vero e proprio piano che era già stato elaborato e sostenuto da Richard Nixon durante, insomma, vicepresidente durante l'amministrazione Eisenhower. Il piano era stato approvato praticamente un anno prima, incominciò il 17 aprile, appunto, del 1961, e durò 17, 18 e 19. In 3 giorni vennero sconfitte le forze di aggressione alla Baia dei Porci, formate da alcuni militari americani, così come degli esuli cubani in tentativo di riprendere dei territori o creare una testa di ponte nello stato cubano, e contemporaneamente quello eventualmente di portare un attacco al centro del regime.
sembrava dovesse essere, come dire, una operazione fatta in segreto, ma nella realtà dei fatti, sia per le comunicazioni preventive fatte da Kennedy con la cancelleria tedesca, sia col fatto che Radio Mosca aveva fatto una trasmissione in inglese dicendo che si aspettava una aggressione di alcuni esuli e forze americane esattamente in quei punti, anche il KGB aveva messo, come dire, in guardia dall'arrivo degli americani, quindi veramente un segreto per modo di dire, così come Kennedy fu messo in guardia da diversi dei suoi collaboratori, semplicemente perché erano più favorevoli a una politica, come dire, di isolamento e piuttosto di gestione coalizzativa degli stati centroamericani e sudamericani contro Castro, piuttosto che operare un attacco che avrebbe messo gli Stati Uniti nella condizione di sembrare effettivamente uno stato aggressore. Il risultato finale fu che tutto ciò venne ignorato, ci fu un'aggressione prima dal punto di vista aereo con ampi bombardamenti allo scopo di distruggere sia le forze aeree che le forze antiaeree dei cubani, e poi la vera e propria aggressione con i reparti militari, insomma, sopracitati. Il 17 aprile all'una di notte, appena dopo mezzanotte, un gruppo di uomini rane e poi via via tutti gli altri tentarono lo sbarco con circa praticamente 1453 uomini, in particolare della spedizione anticastrista, e poi una serie di reparti di fiancheggiamento. Il risultato fu, come abbiamo detto, insomma, reparti ben addestrati, assolutamente in grado di controllare i luoghi dell'aggressione, a causa di, insomma, reparti cubani fatti da veterani che avevano sostenuto la rivoluzione cubana e veterani che avevano combattuto praticamente in tutta la zona centroamericana, la zona che tropicale, insomma, che riguardava quello che era il territorio, riuscirono praticamente a sconfiggere, a ricacciare e a obbligare queste forze a cercare una via di scampo, coperto anche lì con i B-52, con la possibilità, insomma, di un bombardamento per coprirgli le spalle. Ma il risultato fu questo: alla metà praticamente di questa aggressione addirittura si rischiò un intervento delle forze sovietiche, perché Khrushchev effettivamente richiese che fosse messa a fine, insomma, questa aggressione deliberata contro la Repubblica di Cuba, quindi rischiando a tutti gli effetti una crisi mondiale. Il 17 aprile è sicuramente una giornata che, insomma, viene determinata da questo tipo di fatto, che va ricordato. 17 aprile del 1961, io, vabbè, col mio solito, diciamo, tono satirico, detto porci su porci alla Baia dei Porci, perché da una parte insomma c'è un regime che ha poi costretto il popolo cubano a una vita veramente da dittatura come ce ne sono state poche in giro per il mondo e durante la storia degli esseri umani, e che rendono ancora, insomma, la maggior parte del popolo cubano ancora oggi in condizioni decisamente, come dire, non particolarmente buone dal punto di vista economico e sociale, e contemporaneamente ovviamente quello che è il sistema americano che vediamo in giro per il mondo, in ogni momento in cui c'è, fra virgolette, da esportare democrazia, fra una palla e l'altra, da una parte e dall'altra, porci su porci alla Baia dei Porci. Questo è il crimine del giorno. Giovedì sera abbiamo, domani sera abbiamo una nuova puntata del Macabro con il Pellegrino Macabro, e c'è la possibilità che la mandiamo in diretta registrata, ma in premiere, quindi c'è la possibilità che il video sia messo in onda, insomma, alle 21:30 come di consueto, ma con la nostra presenza in chat per discuterlo con voi. Dobbiamo ancora decidere tecnicamente come gestire
la rubrica, insomma, probabilmente con questa novità. In ogni caso, ci vediamo domani e ci vediamo come al solito tutti i giorni con un crimine al giorno alla Bottecuccia dei Sicili con il Teo Cacapà. Grazie mille. Porci su porci alla Baia dei Porci.